Bridge Partners presenta Manager da favola. Passiamo ora alle notizie dall'estero. Un papà lascia il cellulare al figlio di 4 anni, ma il bimbo ordina online 1139 dollari di gelato. È quanto accaduto a Sydney, in Australia. Secondo quanto ricostruito dal padre del piccolo Chris, tutto ha avuto inizio quando l'uomo ha lasciato nelle mani del figlio il suo cellulare per Benvenuta e benvenuto a Manager da favola, il podcast di Bridge Partners, gli specialisti in negoziazione e comunicazione efficace. Io sono Alberto Lovisolo, sono un manager e mi piace raccontare storie, e così in ogni puntata ti racconterò una favola. Insieme cercheremo di trovare uno spunto per comunicare meglio, per negoziare con maggior successo di quanto già tu non faccia. Se questo podcast ti piace, condividilo sui tuoi social, ci trovi su tutte le principali piattaforme, anche su LinkedIn. Te la ricordavi questa notizia? È storia recente. L'uomo aveva dato lo smartphone al figlio di 4 anni per distrarlo mentre guardava una partita di calcio. Il bambino ha aperto un'app e ha iniziato a ordinare ogni ben di Dio da una catena di gelati, tra cui una torta di compleanno personalizzata e svariate vaschette di gelato dei suoi gusti preferiti. Questa simpatica storiella, simpatica per noi che non siamo i genitori del piccolo enfant prodige digitale, me ne fa venire in mente un'altra che vede per protagonisti ancora un bambino, un papà e un gelato. Sì, un gelato solo questa volta. Come sempre vado a prendere il nostro libro delle favole perché sono certo di averla letta proprio qua tra queste pagine. La favola di Bridge Partners. C'era una volta un bambino che era molto goloso di gelato. È quasi ora di cena e la mamma è indaffarata ai fornelli. Mamma, posso mangiare un gelato? Non se ne parla proprio, risponde categorica la mamma. Stasera abbiamo ospiti e ci aspetta una bella cenetta. Non senti che profumino? Anzi, facciamo così. Mentre io qui finisco di preparare, papà ti porta al parco a giocare a pallone, così non pensi più al gelato, ok? Dà un'occhiataccia al marito e con tono che non ammette repliche gli dice: guai a te se gli compri il gelato. Il bambino e il papà arrivano al parco. Sono già le 7:30 di sera. In fondo si tratta di distrarre il goloso bambino per una mezz'oretta e si mettono a giocare a pallone. Ma dopo un paio di dribbling, un gol a fil di betulla e una traversa immaginaria, la voglia di gelato non è passata. Anzi, papà, per favore, mi compri il gelato? Amore, tra meno di mezz'ora ceniamo. Mi spiace, dai, niente gelato. Non ci pensare, facciamo una gara di palleggi, guarda papà com'è bravo, destro, hop, sinistro, hop, destro, hop. Ma il bambino non desiste e dopo pochi minuti torna all'attacco. Lo sai che nessuno dei miei amici ha un papà che palleggia bene come te? Sei il più bravissimo di tutti. Mi compri il gelato, per favore? Il papà incomincia a vacillare e si aggrappa alla pietosa scusa che al parco ci sono solo i gelati confezionati, che non sono buoni come quelli artigianali. Figurati, il bambino va matto per quei gelati industriali. Passano ancora pochi minuti e il bambino si gioca al tutto per tutto. Papà, se mi compri il gelato, ti prometto che vengo con te allo stadio a vedere l'Inter e non faccio più il tifo per la Juve. Il papà questa volta accusa il colpo. La posta in gioco è altissima, di quelle che fanno tremare i polsi. È evidente che suo figlio lo sta ricattando, ma il suo pensiero va altrove. Davanti ai suoi occhi scorrono in rapida sequenza due film. Nel primo si vede con suo figlio con le maglie e le bandiere nerazzurre a fare il tifo allo stadio. Nel secondo vede suo figlio con la maglia bianconera che esulta senza ritegno dopo un gol della sua squadra contro l'Inter. Amore, io te lo comprerei anche subito il gelato, però se la mamma lo viene a sapere ci mette in punizione tutti e due e sai bene quanto è brava la mamma con le punizioni. Ma io la mamma non lo dico, replica pronto il bambino.
promesso. Papi, ti prego, promesso. Il papà, a questo punto, non ha più argomenti. Cede all'insistenza del piccolo e compra il gelato al figliolo. E così vissero entrambi felici e contenti, il bambino goloso e il papà tifoso. La morale della favola. Questa favola ci insegna che quando ci danno un argomento forte a difesa di un no, come sono le 7:30 di sera, tra poco andiamo a cena, è inutile cercare di far cambiare opinione alle persone. Nella nostra favola, infatti, lo scaltro bambino non insiste su quell'aspetto, cioè che sia tardi per mangiare il gelato o che la cena sia ancora lontana, ma ci riprova. Passando dalla favola alla tua vita professionale, quando qualcuno ti dice no, potresti replicare: ok, capisco la tua motivazione, ci sono altre ragioni per le quali mi dici di no? E a forza di insistere, cioè a forza di esplorare le cause di un no, è possibile che il tuo interlocutore adduca altre motivazioni che indeboliscono l'argomentazione originaria, permettendoti di rientrare dalla finestra laddove avevi trovato chiusa la porta. Insomma, quando qualcuno ti dice un no, cerca sempre di chiedere perché è no, e non ti accontentare della prima spiegazione, chiedi sempre se ci sono altri motivi e altri motivi ancora. Anche perché spesso chi abbiamo di fronte è talmente abituato a veder funzionare le ragioni di un no che non si aspetta ulteriori domande e quindi, stimolato a fornire altre argomentazioni, potrebbe lui stesso indebolire quelle precedentemente date, facendo un clamoroso autogol. Dall'altra parte, se sei nei panni del papà della favola e hai una ragione oggettiva, fondata su fatti e logica, attieniti per difendere il tuo diniego a quella ragione e non addurre altre motivazioni. Durante la realizzazione di questo podcast, nessun bambino è stato costretto ad abbandonare la fede calcistica bianconera per abbracciare quella nerazzurra. Bene, se sei arrivato fin qui sono molto contento, perché vuol dire che questo podcast ti è piaciuto. Prima dei saluti però, ti suggerisco di visitare il sito di Bridge Partners, www.bridgepartners.it. Se ti va, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Avete ascoltato Manager da Favola, il podcast ideato da Bridge Partners, gli specialisti in comunicazione e negoziazione efficace. Vi aspettiamo con le nuove favole su LinkedIn, su Spotify e su tutte le principali piattaforme. Seguiteci!